il numero 7 Ali Begovic con il numero 14 34 scusate Pizzichini, iniziato il match con il primo possesso per Scafati, si alza subito dalla media, Thomas prende il ferro, d'altra parte primo possesso per Tortona con Bertone in palleggio, la pressione di Rossato, poi Libegovic, si torna dal numero 25 Bertone, va fino in fondo, appoggia al vetro, sbaglia, balzo di Goodwin, passerà dall'altra parte in palleggio, va da Goodwin, fuori da Rossato, dai e vai con Goodwin, qualche difficoltà sulla ricezione, poi attacca, spalle a canestro, sbaglia, passerà, recupera, si alza dai 5 metri a 6, primi due punti del match per la Givova con Marco Passera, nuovo playmaker di Scafati, alla terza partita maglia Givova, buona la rotazione adesso di Tortona con Ali Begovic che è trovato in angolo, mette la tripla, primi tre punti anche per Tortona. Scafati prova ad andare da Ammannato, spalle a canestro, poi Passera, ma di nuovo da Ammannato, 8 secondi per il tiro, forzato Ammannato, si fa stoppare, c'è contropiede di Bertone, scarica per Ali Begovic, ancora libero da 3 punti, azione fotocopia e 6-2 per Tortona. Scafati dall'altra parte, Goodwin qui è bravo a recuperare il pallone e a realizzare il quarto punto di Scafati. 4 Scafati, 6 Tortona, si alza ancora Libegovic, ancora una tripla inarrestabile fin qui Libegovic, 3 su 3, 9-4 per Tortona. Thomas in palleggio, si alza, segna Thomas, quarto punto, scusate, i primi due punti di Thomas, per un attimo l'aveva recuperata Rossato, ancora la circolazione perfetta di Tortona e stavolta va a segno Bertone, ancora con la tripla, azione quasi fotocopia, Passera dall'altra parte, si alza, ancora a segno, quarto punto di Passera, rispetto all'esordio qui al Palamangolo si sta prendendo anche più responsabilità in attacco. 8 Scafati, 12 Tortona, 7 minuti sul cronometro, Passera va per il recupero, commette fallo. Primo fallo per Passera, primo di squadra. Tortona che è partita subito fortissimo con le triple, Pier Vincenzo. Effettivamente 4 su 4 da 3 è un inizio impressionante, adesso ci prova anche Ndoia che però realizza da 2, aveva il piede sulla linea, però sono 5 tiri da fuori. Qualcuno è stato anche ben contrastato onestamente, però altri un po' troppo liberi, però diciamo che al momento in tutti e due i lati del campo quelli che latitano sono le difese. 11-14 più 3 per Tortona in attacco adesso con il palleggio di Gabriele Spizzichini. Ndoia da Ali Begovic. Attenzione perché ha spazio Alibegovic, approfitta del mismatch con Goodwin, sbaglia stavolta Alibegovic. Diamo Rossato dall'altra parte, ci prova anche lui da 3 punti, pallone sputato fuori dal ferro, poi non la controlla Ndoia, extra possesso per Scafati, potrà andare, comunque è un nuovo possesso in zona d'attacco, 6-0-3 sul cronometro. Ammannato in palleggio, va da Thomas, esce Rossato, Tommaso però non gliela dà, preferisce mettersi in proprio, in appoggio, sbaglia, poi rimbalzo di Alibegovic che attiva subito Bertone,
Goodwin per un attimo, poi la recupera Rossato, antisportivo. Spizzichini. È stato un po' di concitazione, però forse l'antisportivo non c'era. Purtroppo è l'interpretazione della regola che frega un po' tutti, nel senso che secondo me non aveva proprio in questo caso la volontarietà di fare fallo. È chiaro che però era un'azione che era 2 contro 0 probabile, e quindi anche l'arbitro non poteva esimersi. Per me non è da chiamare questo, ma proprio da modificare la regola, da fare una serie di interpretazioni esplicative, perché per me questo non era antisportivo. Scafati si avvicina con i due liberi realizzati da Rossato, 13-14. Adesso con un canestro Scafati potrebbe mettere la testa avanti. Passera va da Ammannato, stanno scadendo i 24. Non se ne avvede Ammannato. Quindi possibilità sciupata da Scafati. Si resta sul 13-14, 5-29 da giocare nel primo quarto. Palleggio Spizzichini, esce dai blocchi Alibegovic, poi ancora Spizzichini. Alibegovic di nuovo accoppiato con Goodwin, vediamo che decide di fare. Va sotto da Lideca, che prende il fallo da Thomas, fitta del mismatch. Primo fallo per Thomas, secondo di squadra. Quindi ci saranno i tiri liberi per Lideca, centro lituano di Tortona. Realizza il primo, farà un tiro libero a disposizione di Lideca. Due su due, quindi più tre Tortona, 13-16. Attacco di Scafato, esce Thomas a recuperare il pallone, poi va da Ammannato, sotto da Goodwin, vediamo, spalla a canestro Goodwin, gran movimento di Goodwin che realizza il suo quarto punto personale, riporta Scafati a meno uno. Il fallo di Passera sulla pressione a Spizzichini, secondo personale per Passera. Attenzione perché il secondo fallo di Marco Passera. Adesso dovrà stare attento a gestire carico falli. Lideca aspetta Spizzichini, chiuso bene da Rossato, ancora Spizzichini. Lideca in angolo per l'ennesima tripla, stavolta la realizza Bertone, seconda tripla di Bertone, 15-19. Ammannato a segno, cambio Scafati, fuori Passera dentro Romeo. C'è il cambio di Scafati, Romeo al posto di Passera, deve preservarlo dai falli coach Lino Lardo, e giustamente cambio obbligato. La pressione sulla rimessa, adesso Romeo va a caccia di Bertone che gioca bene sul blocco di Indoia, ancora in palleggio Bertone, adesso ha chiuso il palleggio, deve andare da Lideca, poi se la prende Spizzichini, vediamo, attacca in palleggio Goodwin che lo stoppa.
Quindi palla recuperata da Scafati, che torna in zona d'attacco sul meno 2. Palleggio Gabriele Romeo, esce Rossato, riceve in punta Romeo, attacca il ferro. Bravo qui Rossato, trovare il contatto nel traffico. Scafati attacca di più il ferro, invece Tortona si è praticamente affidata solo ai tiri da tre fino adesso. Sì, effettivamente è così. Scafati sta cercando anche molto bene, soprattutto con Passera. Prima ha dato almeno tre palle ai lunghi che sono puntualmente trasformate in canestro, e questo praticamente ha consentito poi a Tortona, che è stata precisissima nelle triple, di non scappare. Infatti la partita è in perfetta parità, nonostante da dietro l'arco Tortona ci sta prendendo con una certa continuità. 19 pari, 3 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Vediamo l'attacco di Tortona. Adesso ci hanno forse ascoltati, vanno sotto da Lideca, che va ad appoggiare il suo quarto punto. Torna avanti Tortona 21-19. Esce Romeo, si va invece da Thomas, che cerca un varco per andare da Goodwin. Vediamo Goodwin, spalla a canestro, si attacca Lideca. Ancora il palleggio di Goodwin, che appoggia al vetro, sbaglia ma prende il fallo anche proprio da Lideca, ed è il secondo per il centro lituano. Quindi ci saranno i tiri liberi per Goodwin a 3-0-6 dal termine del primo quarto. Entra anche Luca Garri per Tortona. Goodwin a segno col primo tiro libero. Uno pari. Prova da tre punti, sbaglia Thomas. Vado al possesso per andare in vantaggio, vediamo come lo sfrutta Rossato in palleggio. Dalla lunetta si alza Rossato sul ferro. C'è un fischio degli arbitri, fallo di Goodwin, primo fallo. Entra Marco Contento al posto di Thomas. Messa per Tortona, portare palla Bertone, Rossato, fallo, quinto di squadra, si va in lunetta. Scafati esaurisce il bonus. Bertone per due tiri liberi. Mette il primo Bertone, settimo punto. Due su due per Bertone. Torna avanti Tortona, Gabriele Romeo in palleggio, ammannato. Siamo ancora lontani dal canestro, non palleggia. C'è un fallo lontani dal pallone. Intanto subisce il fallo di Blizzard. Romeo palleggio, Goodwin, fallo di sfondamento. Secondo fallo per Goodwin, cambio piuttosto discutibile. Garri, come ha sentito il contatto, è volato a terra, si lamenta Cocciolino Lardo.
Secondo fallo anche per Goodwin. Tortona recupera palla, Blizzard alla rimessa. La pressione di Ammannato viene richiamato dagli arbitri. Ammannato e Viglianisi. Adesso è Viglianisi a gestire il possesso di Tortona. Esce Bertone, poi Blizzard. Viglianisi contro Ammannato. Mi è sembrata una difesa onesta quella di Ammannato. Sono dei, questo avviso gli arbitri, che rimandano in lunetta Tortona. Fuori Ammannato, dentro Tavernari. Entra Tavernari al posto di Ammannato. Ha messo il primo fallo. Lunetta per Viglianisi. Pensava di uscire Goodwin, anche perché è gravato di due falli, quindi infatti probabilmente adesso sul cubo dei cambi credo ci sia Pavicevic, se non sbaglio, per Scafati, e questo prenderà il posto di Goodwin. Eccolo qui il cambio per Goodwin. Entra Pavicevic. Ora cambio, rientra Thomas, fuori Rossato. Si può ripartire. Sul più 4 Tortona, 21-25. Il palleggio di Romeo. Vada contento. Ora contento. Palleggio sul blocco di Pavicevic, contento, si alza da tre, un po' forzato, ancora un fallo di Thomas, fallo che manda in lunetta Tortona. Secondo fallo, adesso qualche fischio di troppo contro Scafati. Allora, la Givova ha fatto un bruttissimo attacco, pallone sempre fermo senza ribaltarlo, sempre lo stesso pick and roll, tiro forzato. Francamente una serie di fischi tutti in una direzione e Tortona ne sta approfittando. Non ne aveva approfittato prima quando ha avuto quella serie di tiri da tre, ma con questa serie di tiri liberi si è portata al massimo vantaggio. 21-27, 8 falli di Scafati e 4 di Tortona. Vediamo Thomas, prova ad andare da Pavicevic, c'è interferenza di Luca Garri. Scafati resta in zona d'attacco con 11 secondi per tirare. Marco Contento che si incarica della rimessa, fuori da Tavernari, ancora Thomas. Vediamo, si alza Thomas dai 6 metri, a segno Thomas, si sblocca Scafati, quarto punto di Thomas, 23-27, Viglianisi, Luca Garri contro Pavicevic, sicuramente andrà contro il giovane di Scafati, il gancio però di Luca Garri è sbagliato, Romeo può correre. Tavernari guarda il canestro, poi va in angolo da Contento che sbaglia la tripla. Thomas recupera il rimbalzo in attacco e va a realizzare. Quarto punto di fila di Thomas, Scafati a meno 2. Ultimi 30 secondi del primo quarto, Blizzard. Gran recupero di Thomas che può spingere contropiede a sbagliare però. Era libero Tavernari in angolo. Libegovic dall'altra parte, guarda il cronometro, Tortona può andare fino al termine del quarto,
Luca Vagarri va a piazzare il blocco ad Alibegovic che prova ad attaccare Romeo, poi gran rubata di Tavernari che però non riesce a concretizzare il recupero, e sul finale arriva il canestro di Gergati che va a di una serie di falli chiamati alla Givova dopo il bonus, è andata in lunetta con maggiore continuità e questo è spiegato il motivo del più 4 deciso altissimo 29-25. Credo che la Givova per portare a casa questa partita debba cominciare a difendere con un'aggressività che sappiamo ha ma che non sempre riesce a mettere in campo. Deve riprendere il gioco Vignanisi, in palleggio va da Gergati, prova a uscire Blizzard e riceve, poi c'è l'infrazione di passi di Viglianisi. Praticamente quasi con il secondo quintetto Tortona. Quintetto che da qualsiasi altro, qualsiasi squadra di A2 sarebbe un quintetto base. Roster allucinante a Tortona quest'anno. Vediamo l'attacco di Tortona in angolo, si alza a segno numero 11 Blizzard, prima tripla, va più 7 Tortona, contento, va da Pavicevic, ribalta per Thomas, ricezione difficile, poi Thomas prova quasi dal nulla questo fallo di Blizzard. Pronto a rientrare Ammannato. Pavicevic ha fatto quel che poteva, ma non può reggere chissà quanti minuti contro i lunghi esperti di Tortona. Due liberi per Thomas. È stata data azione di tiro. Thomas mette dentro il primo tiro libero a sua disposizione. Settimo punto di Thomas, scavati a meno 6, 26-32, ancora Thomas in lunetta, 2-2, meno 5, 27-32, Viglianisi in palleggio, andiamo, ancora un'inflazione di passi per Gergati, seconda infrazione di passo negli ultimi tre possessi di Tortona, poi inusuale Romeo, vediamo, contento, va da Marco Ammannato, andiamo Ammannato, assegna Ammannato. Sbaglia la rimessa Tortona, palla recuperata dalla Givova, piccolo regalo di Tortona, guarda, potrà gestire un extra possesso da sfruttare, Romeo la controlla, aspetta a palleggiare, va da Thomas che si alza, prende il ferro, Romeo recupera ancora il rimbalzo, terzo possesso di fila per Scafati. Andiamo Romeo, Ammannato, ancora Romeo, stanno scadendo i 24, Romeo deve andare con la tripla, sbaglia Tavernari, rimbalzo in attacco ancora per Scafati, Ammannato ci prova lui da tre punti, stavolta va a segno la tripla del capitano Marco Ammannato che vale il pareggio a quota 32. 32 pari tra Scafati e Tortona, mini parziale di 7-0, Romeo recupera ancora un pallone vacante, può spingere alla transizione Romeo e prende un antisportivo da Viglianisi e inerzia dei fischi che sta un po' cambiando, forse anche un po' di compensazione, diciamo, anche questo è un fallo severo se vogliamo. Il
Prende il gioco dunque con Romeo Lunetta per l'antisportivo. Poi Scafati avrà il possesso. Romeo sbaglia il primo, ancora un libero a sua disposizione. Uno su due per Romeo. Vantaggio Scafati 33-32. Possesso per la Givova. Thomas aspetta Romeo, si attende a palleggiare, va da Thomas ammannato, pochi passaggi, pochi palleggi e molti passaggi, ammannato da Tavernari. Thomas si alza all'ultimo secondo, buona circolazione di Scafati però non premiata dal canestro. Gergati, altra parte per Tortona, e Scialibegovic riceve, ci prova Tavernari ad andare sulle sue tracce, Blizzard si alza per la tripla, sbaglia, rimbalza ancora di Tavernari, poi contento, velocissimo dall'altra parte Thomas. Tavernari aspetta Romeo, poi ribaltamento, contento, palleggio in punta, si alza da tre punti, fuori ritmo, corto, forzatura di Scafati, non si sblocca il punteggio 33-32. Fin qui si era segnato tantissimo, adesso le due squadre stanno sbagliando molto. Al tiro si fa stoppare Alibegovic dall'altra parte, velocissimo, contento. Terzo fallo di Blizzard. Rientra Rossato. Romeo. Thomas. Mannato, aspetta Thomas che ha rimorchio, va a realizzare in doppia cifra Thomas, decimo punto più tre Scafati 35-32. Spizzichini, Rossato prova a bloccarlo, Spizzichini sul blocco di Lideca, tira il raddoppio, poi prova ad andare proprio da Lideca che però non controlla. Inerzia che potrebbe passare un po' dalla parte di Scafati in questo momento per Vincenzo. Sì, effettivamente adesso Scafati potrebbe approfittare di questo momento di blackout offensivo di Tortona, che insomma anche in difesa qualche battuta a vuoto la sta facendo, e quindi sicuramente è un buon momento per la Givova. Mannato sbaglia la tripla, Spizzichini apre per Bertone, chiuso Bertone, poi Rideca si trova in un ruolo non suo da regista, sbaglia ancora Rideca, seconda palla persa di fila per Rideca e regala un altro possesso a Scafati. Vediamo l'attacco di Scafati, ammannato, riceve, spalle a canestro, decide di attaccare Lideca, appoggia al vetro, realizza ammannato con grande personalità, firma il più 5 di Scafati. Adesso palleggio di Bertone, poi ancora Bertone, palleggio, scivola Alibegovic, la regala da ammannato. Thomas può andare alla schiacciare ma sbaglia la schiacciata, incredibile, Alibegovic dall'altra parte subisce il fallo di ammannato, peccato, Scafati dal possibile più 7, probabile più 3,
Sono comunque gli applausi del Palamangano, perché Scavati sta giocando bene negli ultimi minuti. Sì, è un bel gesto di Thomas, che si è scusato un po' con tutti, la panchina in piedi ad applaudirlo e anche il Palamangano ad applaudire. Certo, rimane un gran peccato, perché era la palla del più 7, massimo vantaggio, invece adesso con questi due tiri liberi Tortona accorcia le distanze, bisognerà rifare un po' tutto da capo. Tutto da rifare, più 3 Givova in attacco adesso con Rossato che prova ad attaccare Bertone, poi ci ripensa, va da Mannato, c'è un tocco di piede e extra possesso Scafati. Messa in attacco per la Givova Scafati. Prepara un cambio, rientra Goodwin. Esce Mannato che ha giocato benissimo, che però pure ha due falli. Tavernari da 3, ci prova, sbaglia. Attacco di Tortona, Andoia. Palleggio, Spizzichini. Poi su Lideca c'è stato il fallo. Terzo fallo di Goodwin, appena rientrato. Fa subito fischiare il terzo fallo. Fischio pesante questo nell'economia della gestione del match. Lideca in lunetta per due liberi, va dentro il primo, stava uscendo, girato un bel po', stava uscendo e poi è andato dentro. Quinto punto di Lideca. Sbaglia il secondo Lideca. 37-35 l'attacco di Scafari con Gabriele Romeo. Prova a rientrare Pavicevic, già pronto sul blocco dei cambi. Romeo prova ad andare da Goodwin, sbaglia poi Alibegovic in contropiede, difficile il controllo di Bertone, allora bisogna ritornare da Spizzichini. Attenzione a non far attaccare Goodwin, fallo di Romeo, si va a immolare per bloccare il cronometro e c'è il time out chiamato da Scafati a 3 minuti. Riprende il gioco, rientra anche Marco Passera e, come detto, Pavicevic. Posto di Goodwin. Possesso Tortona, Lideca pronto per la rimessa, si fa vedere Claudio Ondoia, poi se la va a prendere Spizzichini, rotazione che porta fuori Alibegovic. Adesso torna da Spizzichini sul blocco di Lideca, si alza Spizzichini in punta da 3 punti, realizza Spizzichini, uno degli ex del match insieme a Claudio Ondoia. Thomas, palleggio, Thomas attacca Lideca, gran palla per Pavicevic, subisce il fallo. Fallo di Ondoia. Pavicevic lungo il primo tiro, il secondo ferro ed esce, anche di emozione per Pavicevic che realizza il secondo, prende le misure del canestro. 38 pari, Bertone in palleggio, poi si torna da Spizzichini, Claudio Ondoia può attaccare il ferro, si alza, sbaglia, extra possesso Tortona, si torna da Spizzichini dopo il rimbalzo recuperato da Ideca che va a piazzare il blocco proprio a Spizzichini, poi riceve in angolo per la tripla, ancora a segno Alibegovic, 14° punto. 38-41, Thomas perde palla. Spizzichini
siamo già dall'altra parte, velocissimi. Fallo di Tavernari che limita un po' i danni, perché Thomas aveva rischiato un antisportivo di frustrazione dall'altra parte, si era tardato a rientrare. Infatti Cocciolino Lardo se lo chiama in panchina per evitare i guai. Nuovo time out di Scafati. Per riprendere il gioco, dunque, dopo il secondo time out chiamato da Cocciolino Lardo nel giro di pochi minuti, possesso in zona d'attacco per Tortona, si fa vedere Spizzichini che riceve contropassa nel palleggio di Gabriele Spizzichini, esce Ndoia a piazzare il blocco, Spizzichini attacca il ferro, subisce il fallo. Fallo di Contento. Cambio Scafati, fuori Calotta, dentro Abbandato. Primo fallo anche per Contento. Tiri liberi per Spizzichini. Mette il primo Spizzichini, quarto punto personale, più 4 Tortona. Due su due per Spizzichini, più 5 Rossato. Contento, esce Passera dall'altra parte, aspetta il blocco di Ammannato. Passera decide di andare al tiro corto, Doia dall'altra parte, poi Spizzichini, Claudio Ndoia trova accoppiato a Contento, scarica fuori per Viglianisi, appoggia al vetro Viglianisi. Attenzione perché Tortone ha più 7, nuovo massimo vantaggio 38-45. Vediamo l'attacco di Scafati con Rossato nel traffico, segna, subisce fallo. Del terzo fallo per l'Ideca. Azione importante che fa morale questa di Rossato. Scafati si riavvicina, meno 5. E Rossato avrà l'aggiuntivo. Inoltre, terzo fallo di l'Ideca. Ugualmente importante. L'economia del match. Molti giocatori con 2-3 falli. Segna anche l'aggiuntivo Rossato. Va in doppia cifra Rossato, decimo punto. Adesso fatica a superare metà campo Tortona, al settimo secondo Spizzichini varca metà campo, pressione di Contento ancora su Spizzichini, un tocco di piede, blocco irregolare. Scafati recupera palla. Primo fallo per Buzzardi. Sarà un nuovo possesso per la Givova sul meno 4, 41-45. Pronto Rossato a rimettere in campo Passera. Vada Contento. Rossato ancora da Ammannato, fallo in attacco di Ammannato, terzo fallo, brutta notizia per Scafati, non ci voleva. C'è subito Ammannato. Andiamo a quest'ultimo minuto prima dell'intervallo lungo. Spizzichini a portar palla contro Passera. In angolo si alza Ndoia, corto
contento, spinge la transizione, contento, poi va da Passera. Fortuna ha piazzato la difesa, gran palla per Pavicevic, subisce il fallo. Lo fallo per Dusvarghi. Pavicevic realizza il primo. Meno tre. Meno due. Terzo punto per Pavicevic, 41 secondi prima di andare al riposo. Meno un possesso a testa ci potrebbe essere. Vediamo Spizzichini, prima palla di Begovic che poi se la va a prendere, la restituisce a Spizzichini, a Libegovic ancora, torna da Spizzichini che vediamo sembrava che si fosse palleggiato sui piedi, danno rimessa a Tortona e poi chiama anche time out. E vabbè, certo, sia Goodwin che Ammannato. 20 secondi e 7 decimi, Tortona 3 secondi per andare a tirare. Pizzichini alla rimessa, Libegovic sbaglia il tiro, Passera scafati può andare fino al termine. Passera, vediamo, si è costruito molto adesso. Passera deve andare da forzare e realizza Passera, 45. Tavernari, Passera in palleggio, va da Goodwin, ancora da Passera, si alza Passera, sbaglia Libegovic, gioca con Spizzichini, ancora Libegovic, poi Bertone, ancora Libegovic sul blocco di Garri, si alza dai 6 metri, sbaglia Libegovic, un errore a testa. Questo inizio di terzo quarto tra Scavati e Tortona. Goodwin va da Rossato e c'è il tap-in di Goodwin, primi due punti del terzo quarto. Ottavo punto di Goodwin. Garri, tocco di piede. E quindi si riprende col possesso per Tortona. Spizzichini. Libegovic da Garri, si trova accoppiato a Thomas, ribaltamento per Doia che sbaglia la tripla. Fallo di Bertone. Tornare in zona d'attacco Scafati, Passera in palleggio, poi se la prende Tavernari, guarda per un attimo il canestro, poi va da Thomas, Goodwin se la riprende Passera, sul blocco di Goodwin Passera si alza ancora, stavolta va a segno Passera. Ottavo punto anche per Marco Passera, sta salendo suo tabellino, più 4 per la Givova.
Adesso l'attacco di Tortona, Luca Garri in punta, torna da Bertone che poi perde per un attimo palla, la recupera Alibegovic dentro da Garri che appoggia al vetro, molto elegante. Primi due punti di Luca Garri. Tavernari entra in partita anche lui, tripla di Tavernari, 52-47. Garri a spazio per il tiro da tre, realizza Luca Garri. Dimenticato dalla difesa di Scafati. Andiamo Goodwin dall'altra parte, attacca proprio Garri che gli va a sporcare il pallone. Recupera palla Tortona, veloce Bertone dall'altra parte, attacca Rossato in palleggio, anche Goodwin. Assegno Bertone. Doppia cifra anche per Bertone. 10 punti per lui e siamo sul 52 pari. Thomas sul blocco di Goodwin. Si alza Thomas dalla lunetta, sbaglia. Torna in attacco Tortona. Spizzichini. Alibegovic, sbaglia anche lui. Tavernari sbaglia, poi Goodwin realizza. Doppia cifra per Goodwin, decimo punto. Palleggio Spizzichini, esce Alibegovic, non riceve, si va da Garri, riceve adesso Alibegovic, si alza da tre punti, Alibegovic sbaglia, Goodwin recupera rimbalzo, Passera, apertura per Tavernari da tre, assegno Tavernari. Sesto punto di Tavernari, adesso può essere un'arma da sfruttare Jonathan Tavernari. In fiducia, sbaglia Andoia, Scafati può tornare velocissimo dall'altra parte, passare in angolo per Tavernari, ancora in ritmo da tre punti Jonathan Tavernari, terza tripla di fila, 57-52, più 5 Scafati. Tavernari time, tre triple consecutive da coach Ramondino. 60-52 per Scafati, più 8 con le tre triple di Jonathan Tavernari. Vediamo l'attacco di Tortona come rientrano nelle squadre dopo il time out, il palleggio, poi Doia riceve. Fallo di Tavernari, adesso un po' troppo veemente. Luca Garri. Spizzichini. Bertone. Resto e tiro, realizza Bertone, dodicesimo punto per lui. 60-54. Palla recuperata da Bertone. Rientrata meglio dal time out Tortona. Spizzichini a segno. Meno 4 Tortona. Goodwin. Palleggio prolungato,
qui c'è il fallo a Luca Gardi, è solo il primo fallo. Goodwin sbaglia, Spizzichini, poi riceve Bertone, Garri, poi si alza Spizzichini, primo ferro, balzo di Thomas, Tavernari ancora per la tripla sul primo ferro, Thomas per un attimo, poi controlla Bertone. Adesso un po' di confusione da una parte e dall'altra. Si dà più intensa, la fatica comincia a farsi sentire per entrambe le squadre. Luca Garri si trova accoppiato con Passera. Appoggia, realizza. Settimo punto. Passera. Goodwin, Tavernari, ora Thomas, attacca, sbaglia, poi Goodwin col tapin, dodicesimo punto di Goodwin, più 4 scafati, 62-58. Garri guarda per un attimo il canestro, poi veloce la circolazione di Tortona, Spizzichini libero da 3, sbaglia Goodwin e Tavernari, quasi si ostacolano al rimbalzo, Passera è già dall'altra parte, gran palla per Rossato che appoggia al vetro, il più 6 di Scafati, 64-58. Siamo Ondoia. Due e 20 da giocare. Può riprendere il gioco. 11 secondi per tirare per Tortona. Bertone aspetta l'uscita di Alibegovic nel traffico, poi infrazione di passi, Blizzard commette infrazione di passi a 2-12, torna palla a Scafati. Con Tavernari che va da Passera, gran palla per Thomas che va a schiacciare il nuovo più 8 di Scafati, 66-58. Vediamo l'Ideca, Bertone ancora l'Ideca, bella palla per Ndoia che appoggia, va a realizzare, quarto punto per Ndoia, 66-60. Tavernari ancora da 3, sputato fuori dal ferro, suo tentativo, Bertone veloce dall'altra parte, attacca Passera, poi la penetrazione sulla linea di fondo due volte di Bertone, Ndoia la perde, Tavernari, Scafati può attaccare 3 contro 2, si alza da 3 punti, Rossato sbaglia, poi può tornare Tortona con Doia bloccato da Rossato, va a spendere il fallo anche perché si era attardato Tavernari dall'altra parte, avrebbe attaccato 5 contro 4 Tortona,
fallo giusto per bloccare il cronometro, anche perché è solo il secondo di squadra. I primi due quarti hanno fischiato tantissimo gli arbitri, questo terzo quarto quasi nessun fischio, quasi per Tavernari che va a riposare. Bertone si alza da tre punti, esce, poi va, gira dall'altra parte del tabellone, scafate già dall'altra parte con Thomas, quasi la perde, riesce a mantenere Scafati, passa la da Goodwin, ancora ammannato, ancora da Goodwin, segna Goodwin, subisce fallo. Scafati sta davvero giocando di squadra adesso per Vincenzo. Molto del merito è sicuramente di Passera, che riesce con continuità a servire i lunghi. Poi sono anche tra di loro Ammannato e Goodwin molto generosi, si scambiano la palla molto spesso e i risultati si vedono. Adesso Goodwin è per un 2 più 1 in lunetta, probabilmente fra poco, se dovesse realizzare, uscirà per Pavicevic, visto che ha giocato quasi tutti, ha giocato 9 minuti e 20, quindi un po' di riposo ci vuole. Maglia Goodwin, l'aggiuntivo. Vediamo, attacco di Tortona, non si muove il pallone, ha costruito poco Tortona, adesso Spizzichini deve andare a forzare, prova a Cesvile Lideca. Vediamo, non se la sentono di fischiare il quarto faglio all'Ideca. Thomas praticamente spostato, finisce fuori col pallone e viene data rimessa a Tortona. A me non sembra che, secondo me c'è infrazione di 24, perché non avevano tirato, almeno io non ricordo. Il cronometro dei 24 è stato azzerato, ma mancava, se non erano scaduti, mancava pochissimi secondi, infatti non possono essere 14, non c'è stato il tiro, io credo che al tavolo dovrebbero aggiustare. Vediamo la decisione degli arbitri. È data rimessa a Tortona, confermata la decisione. 15 secondi al termine del quarto. Tortona potrà andare probabilmente fino al termine. Sul blocco di Lideca gioca Bertone, che poi va a prendere il fallo di Pavicevic, che viene dato anche antisportivo. Arbitri assolutamente protagonisti. Primo fallo per Pavicevic. Bertone in lunetta. Quattro secondi e quattro decimi. Quattro secondi e quattro decimi. Bertone mette il primo, mette il secondo. Blizzard
5 secondi. Tona non riesce a effettuare la rimessa. Entra Tavernari. Adesso bisogna correggere il cronometro. Si attende per riprendere il gioco. Quattro secondi e quattro decimi, era tornato a 3 secondi e 9 decimi, adesso viene riaggiornato. Passera, Tavernari si fa stoppare, 68 a 62, dopo 30 minuti scavati avanti. Linea alla pubblicità. Ovest, turno infrasettimanale. Vedi che cerca di tornare al successo dopo la sconfitta esterna contro Treviglio. Givova che sarà anche domenica. Ancora qui al Palamangono contro la Leonis Roma. Ultimo quarto che sta per partire. Si ritorna adesso Bertone in palleggio, esce Viglianisi sul blocco di Lideca. Poi ancora Bertone, guarda il canestro, Lideca dai 5 metri, assegno Lideca. Settimo punto di Lideca, Scavati perde palla dall'altra parte. Brutto inizio di ultimo quarto per la Givova Scafati. Canestro subito, una palla persa. Torna Tortona adesso, Viglianisi contro Thomas. Viglianisi sul blocco di Lideca, ancora in palleggio, attira il raddoppio, poi se la riprende Bertone, accoppiato con Thomas. Spizzichini chiuso da Mannato. Spizzichini si deve mettere in proprio, va a segno in appoggio Gabriele Spizzichini, il suo nono punto, e Tortone a meno 2. In meno di un minuto Rossato, l'attacco di Scafati, riceve a Mannato che poi torna fuori da Passera. Palleggio Goodwin, la Rossato che si alza corto, extra possesso Goodwin, ma non controlla il rimbalzo Scafati. Tortona è già all'altra parte con Bertone che va in angolo da Blizzard. Viglianisi si alza per la tripla, segno. 7 a 0 di parziale per Tortona in un minuto e mezzo. 8 e 31, bloccato il gioco perché Rossato ha problemi, entra contento. Passera che riceve, Goodwin. Vediamo il fischio contro chi è, vediamo, di Lideca, quarto fallo per Lideca. Cambio immediato, obbligato, rientra Andoia. Possesso di Scafati che non ha ancora segnato in questo ultimo quarto. Marco contento, va da Goodwin. Vediamo, spalle a canestro, il fallo
di Blizzard, quarto fallo anche per Blizzard. Scafati ancora, Passer si alza dalla lunetta, segno. Doppia cifra per Marco Passer, decimo punto, e Scafati torna in vantaggio realizzando il primo canestro dell'ultimo quarto. Secondo fallo di Contento, tiri liberi per Blizzard. Settanta pari, 2 su 2 di Blizzard, vantaggio Tortona, 70-71. Passera da Thomas, esce Contento, riceve, aspetta a palleggiare da Goodwin che gliela restituisce, ancora Contento, si alza per la tripla sul secondo ferro. 7 minuti e mezzo alla fine, più uno Tortona in zona d'attacco con Bertone. Bertone, la Viglianisi, poi Spizzichini in angolo, realizza, ben costruito questo tiro da Tortona che torna in vantaggio 73-70. C'è time out, sì, ultime fasi del match. Si ritorna a giocare, Passera, esce proprio Thomas a ricevere, andiamo, attacca in palleggio Viglianisi che commette fallo. Terzo fallo anche per Viglianisi. Thomas attacca ancora Viglianisi che stavolta lo tiene bene, ammannato con la tripla. 73 pari. Pizzichini guarda, pensa per un attimo al tiro, Doia a segno, sesto punto di Doia, torna in vantaggio Tortona 73-75. Thomas, brutta palla persa. Thomas fa tutto da solo, si trascina il pallone fuori dal campo. Andiamo, Spizzichini, c'è un intercetto, ultimo tocco di Doia, rimessa a Scafati. Andiamo, è entrato Romeo, posto di Passera, serie di blocchi, esce Thomas, non riceve, allora ci si va da Mannato, Goodwin prova a girarsi, Goodwin anche col tapin sbaglia, rimessa a Scafati, due errori di fila di Goodwin, Caparbio però sotto canestro a lottare, conquista la rimessa. Ammannato, intercetto, sporcarla Spizzichini, ancora in zona d'attacco Scafati, fallo di Spizzichini su Ammannato,
ancora prima della rimessa. Attenzione, perché è il quarto di squadra per Tortona. Thomas si alza, segna, subisce fallo, va in bonus Tortona. Questa può essere una situazione importante fino al finale di partita. Thomas in lunetta per riportare Scafati in vantaggio. Segna Thomas. Thomas. 76 a 75. Spizzichini, attacca Goodwin. Si gira, sbaglia Goodwin da Thomas. Abbiamo ammannato il diva rimorchio di Goodwin che non controlla, e poi anche Bertone, incredibile. Prima Goodwin, poi Bertone, perdono il contatto col pallone. Ancora più incredibile l'errore di Bertone. Adesso si va a riposare Bertone. Entra Blizzard, gravato di quattro falli. Romeo in palleggio per Scafati. Ammannato, riceve, prova ad andare da Goodwin. Segna Goodwin. Sedicesimo punto di Goodwin. 3 per la Givova, 78 a 75. Esce a ricevere Blizzard. Alibegovic, scusate, Spizzichini. Fallo di contento di Ammannato, vediamo di chi è. Contento, terzo fallo. Terzo fallo per Contento. Terzo fallo per Marco Contento, più 3 Scafati, 78 a 75, 4 e 39 da giocare, ancora possesso Tortona con Viglianisi che va da Libegovic. Andiamo, attacca in palleggio Goodwin, poi preferisce andare da Spizzichini che fa fallo in attacco. E a 4:28 Scafati ha un nuovo possesso. Salita l'intensità da una parte e dall'altra. Allora se Scafati riesce a trovare un canestro che sarebbe fondamentale in questa fase del match. Gabriele Romeo, palleggio, Ammannato, esce Thomas, vediamo, aspetta a palleggiare, va da Ammannato, spalla a canestro, Ammannato, vediamo, decide di attaccare Spizzichini, Goodwin, col tapin. Più 5, 80-75, attenzione, libero per da 3, Spizzichini sbaglia, Thomas, possesso fondamentale questo, serve un altro canestro, Contento, va da Goodwin, la restituisce a Contento, gran difesa di Tortona, Contento deve forzare, sbaglia. Da 3 punti Spizzichini, porta il pallone dall'altra parte, Viglianisi. Doia, subisce il fallo di Ammannato. Quarto fallo di Marco Ammannato, questa non ci voleva. Time out Tortona, 80-75, a 3 minuti e... Ormai c'è poco da fare tatticismi, che Cocciolino Lardo tiene dentro Ammannato, entrambi con 4 falli, rimessa Tortona, esce Doia,
Bertone di Begovic, brutta palla persa. Contento, sì, dopo aver portarla nella metà campo avversaria, poi palleggia, aspetta l'uscita di Thomas, c'è anche il movimento di Romeo, si va da Mannato. Scavati non ha costruito nulla, Thomas adesso l'ha doppiato, dovrà forzare Scafati. Goodwin segna. Goodwin, quasi un air ball premiato. Goodwin che è in fiducia, ventesimo punto, più 7 Scafati, 2 minuti e mezzo alla fine. Bertone si gira, sbaglia, corto, Scafati deve gestire questo finale ma non deve smettere di attaccare, ancora lunghissima, però a più 7 si presenta in attacco Scafati, gran pallone per Thomas che segna e subisce fallo, più 9 a 2 minuti e 15. Il gran taglio di Thomas che ha ricevuto, ha depositato a canestro, ha subito il fallo di Bertone, e più 9 Scafati a 2 minuti e 15 dalla fine, aggiuntivo per Thomas, lo realizza, 18° punto di Thomas, più 10 Scafati, deve accelerare i tempi adesso Tortona. Bertone attacca Romeo, poi scarica per Lideca, aspetta un piccolo, se la va a prendere Bertone, stoppato da Guidu, da Goodwin, in totale fiducia, padrone del campo senza dubbio, l'MVP del match Goodwin. Due minuti alla fine, Tortona, difficoltà sulla rimessa, si alza Blizzard, sbaglia al rimbalzo Ondoia, ex possesso Alibegovic, saltano in due, ancora Blizzard, stavolta realizza, meno 7 Tortona, e qua deve stare attento a Scafati perché Tortona ha tanti punti nelle mani da parte di tanti giocatori. Fallo di Alibegovic, blocca subito il cronometro Tortona. Minuto e 48, tiri liberi per Marco Contetto sul più 7 Scafati, 85-78. Dentro il primo. Il primo punto di Contetto, che poi vai al secondo libero, più 8. Tortona deve accelerare i tempi, Doia si va da Alibegovic, sbaglia poi Tapin di Lideca, 86-80, ultimi 90 secondi con Contetto, brava ad accentuare il contatto, mette il primo Contetto. Due su due di Contetto. Però un libero di Contetto. Il primo tentativo non era valido. Per adesso è 1 su 1, è 87-80, 2 su 2, 88-80 per la Givova, Alibegovic porta veloce palla dall'altra parte, Contetto non gli dà tregua, fallo speso da Contetto, poteva spenderlo perché Scafati non è ancora in bonus.
dal prossimo si tira. Minuto e 22, 88 a 80 per Scafati. Messa di Bertone, esce Blizzard. Lideca sbaglia, subisce fallo. Lunetta. Minuto e 16. Netta per Lideca, dentro il primo, 88-81. Ottavo punto per Lideca. Ottantotto a 82, 2 su 2 per Lideca. Contento Thomas, porta palla dall'altra parte. Scafati fa scorrere il cronometro. Tortona non fa fallo, siamo per entrare nell'ultimo minuto. Scafati però adesso deve costruire qualcosa. Palla accompagnata. Un minuto dalla fine. Dobbiamo vedere anche questa. Bertone. Andiamo, Blizzard chiuso da Thomas. Ancora Bertone, Lideca, Bertone. Tortona non tira nei 24. ...45 secondi alla fine. Scafati chiama time out, 45 secondi e 5 decimi. C'è un po' di tutto in questo fine fase del campionato, se vuole rientrare in zona playoff deve farlo battendo stasera Tortona e domenica Roma. Pensiamo al match di adesso, di stasera, ultimi 45 secondi. Scafati fatica un po' a rimettere pallone in campo. Contento, poi Tavernari chiuso. Tavernari da Mannato, libero per la tripla, la sbaglia. Non va, 30 secondi. Tacco di Tortona che deve trovare un canestro veloce. Scafati difende però stavolta molto bene. Ndoia fatica contro Ammannato che scivola, sbaglia. Thomas recupera il rimbalzo, deve portare il pallone dall'altra parte. Thomas più 6, non fa fallo Tortona. Ancora Thomas, vince qui. Scafati non tira, 88-82. Vince Scafati che torna al successo.